Buonasera. Questa sera vorrei raccontarvi la storia di un amico che vive in Sicilia, già vicino a Palermo. Ebbene, questo amico ci scriviamo ormai da più di un anno. E questo amico ha scoperto di essere odiato. Mi scrive dicendomi che si è accorto che c'è una persona che lo odia e fa delle cose per farlo soffrire, perché ha scoperto il suo punto debole. E allora mi scrive e mi chiede cosa può fare, che cosa può fare per difendersi da quest'odio, perché lui dice che lo sente. Sente quest'odio che gli arriva e sente l'odio nascere in sé nei confronti di quella persona che lui è sempre stata una brava persona, non aveva mai avuto questi pensieri di odio, è sempre stato tollerante, eccetera. In questi ultimi tempi l'ho visto, l'ho sentito cambiare nei suoi scritti e mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava, ma non gli ho mai chiesto niente perché siamo abbastanza in confidenza e poteva raccontarmi benissimo tutto. Ma rimane il fatto che lui a un certo punto ha aspettato un po' troppo, forse. E la scoperta è stata questa, che l'odio che lui sente, che viene provato da quella persona, incomincia a crescere dentro di lui, è pazzesco questo. E mi chiede come aiutarlo, come aiutarlo. Beh, mio caro, se l'odio ti prende completamente, è un bel casino. Perché intanto è un'energia negativa che vi distrugge tutte e due. Conviene che tu lo perdoni, che lo accetti. E lui che cosa mi ha risposto? Mi ha risposto che non è in grado di accettarlo e che continuerà ad odiarlo per l'eternità. Ma come si fa a dire una cosa così? Eppure questo mi ha detto. Ma può davvero nascere in un uomo normale, comune, che poi era per una barzelletta, era solo per una barzelletta. Una barzelletta dove uno ha riso di qualcosa che non doveva ridere. È incredibile. E dentro di lui quindi è nato un odio pazzesco. Mi ha detto che l'avrebbe odiato per l'eternità. Ma questa è una condanna. Per chi? Per il primo che ha odiato, perché adesso l'odio di questo mio amico nei suoi confronti, guardate che l'odio è un'energia, è una vibrazione l'odio, come l'amore è una vibrazione d'amore è una vibrazione di vita. Una vibrazione di odio è una vibrazione di morte, morte, morte nell'anima, morte nel corpo, morte, una sentenza. Colui che per primo ha innescato l'odio è colpevole e verrà punito per questo, perché ha fatto nascere l'odio in un suo simile, scatenandogli delle ire.
passo al prossimo video.